Con la pandemia la situazione dei migranti è ulteriormente peggiorata. A ricordarlo la rete Como Senza Frontiere, oggi in piazza, in città, per quelli che chiama i nuovi desaparecidos. Laura Carcano. È triplicato il numero assoluto dei morti. Nel 2020 erano stati 249. È quasi raddoppiato il tasso di mortalità. Il Mediterraneo, fossa comune, Como Senza Frontiere, torna in marcia per quelli che chiama i nuovi desaparecidos. Noi chiediamo una liberalizzazione, di fatto, la possibilità che esistano canali legali per entrare in Italia. 5 anni fa la nascita di questa rete d'aiuto ai migranti, quando Como si trasformò in teatro del dramma di migliaia di persone che nell'estate del 2016 tentarono di passare il confine con la Svizzera. A Como 32.000, circa 18.000 furono respinti indietro. Cercare di regolarizzarsi continua a essere un problema. E questo poi produce anche degli esiti paradossali, come quella della sanatoria del 2020, che poi di fatto lo Stato non applica, perché noi siamo ancora al 5, 6, 7% di domande visionate. E così Como Senza Frontiere, nata per non dimenticare i morti del Mediterraneo, si rimbocca le maniche per aiutare i vivi. Di questi giorni, una situazione che